Al Vanni Sana di Sassari, il Brescia ferma la marcia inarrestabile della Torres. Dopo 14 vittorie consecutive, le sarde ottengono il primo pareggio in campionato contro un Brescia perfetto e a tratti superiore. Le leonesse, sin dai primi minuti, tengono in mano il pallino del gioco, ma al 12esimo è la Torres a passare in vantaggio. Complice un rimpallo strano al limite dell'area, Pareio riceve sul vertice destro dell'area di rigore, in posizione sospetta, controlla e di piatto batte Brunozzi. Le leonesse vanno sotto, però non mollano e continuano a macinare gioco, grazie ad un pressing asfissiante che blocca le bocche di fuoco sarde. Al 20esimo, occasionissima per il Brescia. Gozzi pennella su punizione per Sabatino, che da solo in aria calcia al volo di destro, sfiorando il palo. Nella prima frazione le ospiti impostano e la Torres gioca di rimessa, come al 34esimo, quando su una palla persa da Gozzi parte il contropiede veloce con Camporese, che tenta la conclusione ma trova l'opposizione del muro a schiavi. Allo scadere, azione tutta di prima delle leonesse, ultimo tocco di Sabatino per Paliotti che di destro batte Cupido. Corona annulla per fuorigioco, un gol regolarissimo. Nella ripresa la caparbietà del Brescia viene ripagata al settimo, quando Sabatino trova il meritato pareggio. Alta tensione, triangolo egregiamente al limite con Boni, incrocia di sinistro e punisce Cupido. Pareggio più che meritato per il Brescia. La Torres, dopo il pari, sale di tono, ma in contropiede sono le ospite ad avere l'occasionissima del 2-1, con Alborghetti che parte in progressione centrale, salta all'ultima avversaria ma al momento del tiro non trova la palla. Al 25esimo risponde la Torres. In aria, due calciatrici del Brescia soccorrono Tona alle prese con i crampi, ma l'azione prosegue, Camporese ha sulla testa la palla del KO. Batman Brunozzi con un intervento prodigioso dice di no. I riversamenti di fronte si susseguono, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare lo spunto giusto per portare a casa l'intera posta in palio. Finisce 1-1, risultato tutto sommato giusto, considerando il gioco espresso da entrambe le formazioni. Un pari che impedisce alle sarde di raggiungere il record di 18 vittorie consecutive e che proietta, con nuova linfa, le leonesse verso la corsa al secondo posto. Mister, una partita perfetta contro la capolista Sassari, imbattute a Sassari e imbattute ancora in trasferta. Sì, diciamo che è stata un'ottima prestazione della squadra. Penso che abbiamo interpretato bene la partita e niente, siamo andati sotto di un gol, quindi mi è piaciuta anche la reazione della squadra che ci ha creduto dal primo al 90esimo e comunque poi facendo un'analisi per quello che è successo in campo non so dire se è un punto guadagnato o due punti persi, però insomma devo fare veramente un applauso alle ragazze perché hanno fatto veramente una grande prestazione. Abbiamo visto un ottimo Brescia sulle fasce, il solito gioco della Torres è stato fermato anche in mezzo al campo per il grande pressing effettuato dai suoi centrocampisti. Possiamo dire una partita perfetta e un 1-1 che sta leggermente stretto. Sì, sì, infatti abbiamo pensato, cioè ho pensato di mettere, diciamo che più un 4-4-1-1, diciamo adesso i numeri trovano lo spazio che però insomma avevamo pensato di appunto di rafforzare un po' le fasce anche con qualità e corsa, infatti se abbiamo rinunciato a Cernoia perché era influenzata, ho messo in campo Ferrandi che tra l'altro ha fatto un'ottima prestazione, siamo stati molto bravi a raddoppiare le fasce ma soprattutto molto aggressivi in mezzo al campo con Lisa Alborghetti che ha fatto un'altra bella prestazione, poi comunque anche con Boni e Pagliotti che a turno andavano a contrastare spesso la fonte del gioco che, come le avevo detto, dentro gli spogliatoi che era Stracchi. Siamo state molto brave lì che abbiamo permesso poche volte alla Torres di ripartire perché loro quando ripartono hanno spazio, sono veramente micidiali. Elisa, abbiamo visto un grande Brescia a Sassari, avete dimostrato di potervela giocare anche con la Torres che non aveva mai pareggiato in questo campionato, dunque una partita perfetta.
Sì, direi di sì. Rispetto alla partita di Coppa Italia, secondo me abbiamo giocato meglio, abbiamo rischiato molto meno, ce la siamo giocata alla pari. Penso che al di là del gol che ci hanno annullato, comunque il pareggio sia stato il risultato giusto e sicuramente non abbiamo rubato. Abbiamo visto, nonostante l'attacco atomico della Torres, non avete sofferto e forse anche il gol di Pareio era in posizione di offside. Sì, adesso non ho visto le immagini, ma così mi hanno detto. Sicuramente non abbiamo sofferto e abbiamo fatto una buona prova in tutti i reparti, per cui siamo contente così. Sì, un pareggio che accettiamo molto serenamente, niente di sostanzialmente giusto, niente, la partita equilibrata, ma noi lo sappiamo, il Brescia è una buona squadra, magari c'è da chiedere secondo me a 12 punti da noi. Infatti diciamo che la riflessione da fare oggi è che una Torres sicuramente squadra più forte del campionato, che però è riuscita finalmente a trovare una squadra che ha fermato questa armata. Ma ripeto, fermato ci sta un'armata, io dico che il Brescia è una buona squadra, ci sta un pareggio con il Brescia, ci sta, sono molto tranquillo, sereno, niente di, noi il nostro obiettivo è lo scudetto, non è che abbiamo da inseguire nessun tipo di record qui, là, tutto abbastanza normale. È chiaro che dispiace aver pareggiato, dispiace, sarebbe stato peggio se avessimo perso comunque, però niente, tutto normale, ecco, niente, veramente non trovo le parole perché non è che ci siamo da commentare un pareggio, sì.